Benvenuti a questa nuova puntata di Fashion Magazine TV. Oggi siamo a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, per l'inaugurazione della 105esima antica Fiera del Castello, che si è svolta giorno 1, 2 e 3 settembre. Una fiera dedicata principalmente all'allevamento e alle macchine agricole. Grazie per essere qui oggi, questa è una giornata storica, memorabile, perché come sapete oggi tagliamo il nastro della 105esima edizione dell'antica Fiera del Castello. È da 2 anni ormai che abbiamo ripreso questa bellissima tradizione, che peraltro fa parte della nostra identità storica, culturale direi, e anche ovviamente un'identità di sviluppo economico, perché noi abbiamo in questo territorio vocato principalmente a cerealicoltura, abbiamo anche numerose aziende zootecniche, quindi che lavorano il latte, che fanno animali da carne. La fiera che si presenta quest'anno è particolarmente centrata proprio su questo, cioè sugli agnelli da carne, tant'è vero che ieri abbiamo presentato un importante progetto che ha come obiettivo il riconoscimento del marchio per l'agnello siciliano, il marchio di qualità per l'agnello siciliano. Durante la nostra visita assistiamo anche ad un simpatico concorso tra allevatori di razze ovine. Dottore, che tipo di concorso si sta svolgendo? Ma è un concorso così a livello generale, infatti purtroppo non possiamo appoggiarci all'Associazione Regionale Allevatori, che malauguratamente è fallita, e quindi non abbiamo delle situazioni genetiche da poter verificare, quindi è un concorso principalmente morfologico che stiamo cercando qui di portare avanti per non far disperdere questo patrimonio genetico che c'è, anzi di migliorarlo ulteriormente. Ma qual è la situazione un po' delle varie razze qui nella zona del Vallone? Ma le varie razze qui avevamo, come ho detto precedentemente, avevamo Comisana e Barbaresca, però con questa nuova razza che è la Valle del Belice, tutto sta rivolgendosi, le altre razze sono quasi sparite e c'è un inizio, come suol dire, di selezione per quanto riguarda la Valle del Belice. In genere c'è una incrocio di sostituzione, che significa si vanno a prendere degli arieti, si mettono nel branco e già abbiamo un F1. All'F1 continuiamo a darci sempre arieti, cambiando sangue praticamente, e quindi abbiamo un F2 già migliorato, con un patrimonio genetico migliore rispetto a quello che c'era. Ma per quanto riguarda le nuove generazioni, secondo lei, ecco, è un mestiere, quello dell'allevamento, che le nuove generazioni ancora intraprendono, a cui credono? Ma sa, c'è stato un attimo negli anni passati che le generazioni fuggivano, diciamo, dalla zootecnia, ma ora c'è un ritorno, i giovani si avvicinano di nuovo all'agricoltura e alla zootecnia.
visitiamo una delle aziende espositrici di macchine agricole, la OMA di Rocchetta e Tarlato. Di cosa si occupa la vostra azienda? La nostra azienda, innanzitutto mi presento, sono Enzo Salamone, sono rappresentante della OMA. La nostra azienda si è sempre occupata ed è sempre stata eccellente per quanto riguarda il service, che comunque adesso è concessionaria per 4 province e si occupa di Fendt per tutte le province della Sicilia occidentale e Same, Agrigento e Caltanissetta. È un'azienda che è formata da 2 persone, il signor Carmelo Tarlato e Angelo Rocchetta. Qui in fiera abbiamo portato un po' la nuova gamma dei trattori Same, che come potete vedere si distinguono dal frutteto e dal trattore da campo aperto, però piccolino, 110 cavalli. E poi abbiamo portato 2 macchine della Fendt, una tra le più piccole d'alta gamma e una la più grande in assoluto. Il 513 è una macchina da 140 cavalli, sempre con cambio vario. Come vedete qui ci avviciniamo al top di gamma, un gioiello tecnologico, e siamo tra le macchine più grandi al mondo, grande in tutto, da definire il re dei trattori. Questa è una macchina da 517 cavalli, e la serie 1000 si distingue da tutte le altre macchine perché è completamente innovativa, non ha nulla preso dalle altre macchine. E possiamo notare già la differenza diametro delle gomme: abbiamo delle gomme da 46 posteriori e 38 anteriori, che normalmente le 38 anteriori si mettono già sulle macchine di una certa gamma. E poi una macchina che si distingue per la nuova motorizzazione che ha, il motore altamente tecnologico, è un motore MAN, un 6 cilindri da 12.400 centimetri cubici, che sviluppa 1.250 giri, la bellezza di 517 cavalli. È un motore sicuramente che ha delle performance superiori a tutte quelle che esistono, è un motore che arriverà a numeri grandissimi, probabilmente si sfiorerà intorno ai 1.000 cavalli. La cosa innovativa della macchina principalmente è la cosa a cui tengono tanto anche quella della Fendt con questa macchina, è far capire che si possono avere tanti cavalli e consumare molto poco rispetto a tutto quello che c'è in giro. Anche qua parliamo di una macchina ad altissimo livello tecnologico, dove la tecnologia è di casa e lo si vede da tutti i particolari. Partiamo dalla sospensione di questa macchina, una sospensione con assale anteriore quadrilatero, sistema autolivellante, doppio effetto ovviamente, capace di sostenere oltre 50 quintali di peso anteriori. Come vedete abbiamo una Zador anteriore per ora da 3.300 kg. Ovviamente è dotata sia di sollevatore anteriore che posteriore doppio effetto, quello posteriore è un doppio effetto elettronico, quindi oltre a interrare eventuale l'attrezzo nei terreni particolarmente tenaci riesce a poter lavorare in sforzo controllato. Facciamo un giro a bordo. Salendo a bordo della macchina è un piccolo aereo, si riesce a vedere tutta la grande espressione tecnologica che la macchina riesce ad avere. Anche questa si gestisce tutta con un monitor da 10 pollici, ovviamente, perché questa macchina è una versione che è il top di gamma, che si chiama Profi Plus, ed è una macchina dotata di impianto satellitare. Quindi una macchina si riesce a gestire tutta con un monitor da 10 pollici perché la macchina è dotata, come vi dicevo, di guida satellitare. Poi la macchina, come vedete, abbiamo una console totale. Questa macchina si differenzia da tutte le altre per la trasmissione. Non esiste più il discorso trazione eccetera eccetera, perché se la prende tutto in automatico, è un sistema di gestione integrale della trazione. E poi abbiamo tutta la gestione dei distributori, tutta la gestione del sollevatore anteriore e posteriore, elettronica ovviamente, come dicevo prima, in doppio effetto. E poi tutto è gestibile da una leva multifunzione, che questa leva riesce a gestire tutta la macchina in modo molto molto pratico, perché questo è lo scopo di Fendt. Poi per il resto è una macchina che andrebbe vista in campo. Allora, ci sarebbe molto altro da dire, però in realtà l'unica cosa che vi posso dire è venire per provare, toccare con mano la realtà. Vi invitiamo alle prossime prove che abbiamo in Sicilia, quindi significa giorno 5 saremo a Marsala, giorno 6 saremo a Corleone, giorno 12-13 saremo a Licata, ancora data da fissare. Poi per qualsiasi informazione potete contattarci ai numeri che vedete in sovraimpressione e vi aspettiamo tutti con l'augurio di poter iniziare un buon lavoro in agricoltura. Grazie a tutti e vi aspetto. Thank you.
Venerdì 1 settembre si è svolto il corteo storico che, partito dal Palazzo Comunale, si è concluso al Castello Manfredonico, dando vita a numerose iniziative di intrattenimento, anche con artisti di strada che per una sera hanno animato il castello, per la gioia di migliaia di visitatori. Come è strutturata questa manifestazione? Allora, innanzitutto è una rievocazione della storia e delle leggende del castello, tant'è che in questa sala, che si chiama Sala dei Baroni, sto rievocando in un certo qual senso la congiura, ma nel contempo sto raccontando la storia del castello, di tutte le casate, di tutti i signori che hanno dimorato nel castello di Mussomeli. Infatti là sotto c'è Manfredi Chiaramonte, poi c'è la famiglia Moncada, poi i Prades, i Castellar, i Campo. E poi là dentro c'è la famiglia dei Lanza, poi abbiamo le tre donne, quindi legate alla leggenda del castello, e in questa sala rievocamo pure la venuta di Federico il Semplice con la moglie Antonia del Balzo, proprio in visita al castello di Mussomeli. Quindi in un certo qual senso venire al castello di Mussomeli è una full immersion nella storia, e tutti in fondo abbiamo sempre qualcosa di romantico, e per una serata è bello immergersi e vivere in un altro periodo della storia. Anche per questa puntata è tutto, vi do appuntamento alla prossima.